La serie di video che qui presento vuole illustrare in dettaglio come, partendo da un soggetto come quello rappresentato in foto, sia possibile realizzare un dipinto come questo. I video vi guideranno passo dopo passo attraverso il metodo da me utilizzato per giungere a un siffatto risultato, affinché, seguendolo completamente, possiate voi stessi ottenerlo. Inizio con un'attenta osservazione del soggetto, finalizzata ad ottenere una buona composizione. A tale scopo, individuo l'area da dipingere, eventualmente selezionando soltanto una parte di essa. È il caso di questo soggetto verticale, che riduco in dimensione ad un riquadro orizzontale come proposto in foto. Poi individuo i punti di forza della composizione scelta e ne evidenzio le debolezze. Per i primi, individuo le linee che agiscono nel dipinto e le masse che si bilanciano come in figura. Dalla loro osservazione ne ricavo che è una buona composizione. Invece noto, in questo caso, che la massa delle case, molto chiara e indistinta, può, per contro, essere una difficoltà da affrontare mentre si dipinge. Queste considerazioni, per ora soltanto ipotizzate, devono essere confortate dagli esempi pratici. Questo riscontro pratico avviene attraverso gli schizzi dei toni e dei colori, oggetto di due video specifici. Lo schizzo dei toni, in particolare, enfatizzando le zone chiare, distinguendole dalle scure, consentirà di stabilire se sarà equilibrato e solido dal punto di vista compositivo. Lo schizzo dei colori servirà a dipanare dubbi inerenti alle debolezze e stabilire se possono costituire un problema all'armonia del tutto ed eventualmente dare indicazione di come risolverli. Forti delle esperienze degli schizzi, si affronterà infine il dipinto finale. Partendo da un disegno accurato e dalla mascheratura di alcune aree strategiche, si procederà alla sua esecuzione dettagliata. Ogni area del dipinto sarà trattata estesamente ed illustrata da commenti vocali. Questo tratto lo si ottiene iniziando con la punta del pennello. Poi si preme leggermente per poi alzarlo per finire il tratto nuovamente sulla punta. Introducendo una nuova funzionalità offerta per i video, le singole parti sono organizzate in capitoli, ognuno selezionabile direttamente. Grazie e buona visione a tutti.